Il sonetto, composto forse tra il 1338 e il 1342, rievoca ancora attraverso il filtro della memoria la prima apparizione di Laura agli occhi di Petrarca. Erano i capelli d'oro a Laura sparsi, i capelli biondi d'oro erano sparsi al vento, che in mille dolci nodi gli avvolgea, che li avvolgeva in mille dolci nodi. E il vago lume oltre misura ardea, e la dolce luce brillava, ardea, oltre i limiti umani, in maniera straordinaria. La luce di quei begli occhi corne sonsi scarsi, di quei begli occhi che ora ne sono tanto privi. E il viso di pietosi color farsi, non so se è vero o falso, mi parea. E mi sembrava, mi parea, che il viso, non so se in realtà o per mia illusione, manifestasse un'espressione di compassione verso di me. I che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arse. Come meravigliarsi, qual meraviglia, che io, che avevo l'animo disponibile a innamorarsi, l'esca amorosa in petto avea, subito mi accesi d'amore, arsi, non era l'andar suo cosa mortale. Il suo incedere, l'andar suo, non era quello di un mortale, ma d'angelica forma, ma quello di un angelo. E le parole sonavan altro che pure voce umana, e le parole avevano un altro suono rispetto a quello della voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. Quel che io vidi fu uno spirito celestiale, un sole divenuto vivo, un sole vivente. E se non fosse or tale, e se ancora non fosse più come era allora, piaga per allentar d'arco non sana. Una ferita, piaga, provocata da una freccia, non guarisce, non sana, se si allenta l'arco dal quale è partita.